Allora, glielo facciamo fare subito il saluto con l'auricolare. Ciao Mimmo. Ah, ciao Ale, ciao, ciao, ciao. Senti. Allora, il saluto in diretta di Alessandro Alberti, di Carlo, partita io direi interpretata bene dalla SPAL, un 4-4-2 molto compatto, dall'alto le linee erano molto corte, in 20-25 metri, siete passati in svantaggio, poi il Pescara aveva un po' regalato il pari nel secondo tempo, siete stati attenti e avete sfruttato l'occasione, la mettiamo così. Sì, è stata una partita molto aperta, dove il Pescara chiaramente sappiamo che gioca a calcio, gioca un bel calcio, noi stiamo cercando di venire fuori da questa situazione un po' di classifica con delle prestazioni soprattutto di squadra, di carattere e anche di gioco, e contro il Pescara sapevamo che l'occasione poteva capitare al primo minuto o al 95esimo. La squadra è stata fantastica perché non ha mollato, ci ha creduto, e la qualità di maestro in questo caso qui è stato bravissimo insieme a Mirko Antenucci il primo tempo, la qualità dei due giocatori ha fatto la differenza in una partita dove c'era molto equilibrio e la partita è sempre stata aperta. Dal punto di vista tattico qual è stata la chiave di Carlo? Come l'avete preparata? Noi dovevamo giocare un po' più fra le linee, però è stato bravo il Pescara a pressarci e lì dovevamo uscire fuori con le giocate corte, non siamo riusciti a farle perché bravi quelli del Pescara a fare una buona pressione, però sapevamo che in una palla sopra, una palla avanti e dietro poteva essere l'imbucata, poteva esserci sempre, infatti il primo gol è venuto così, mentre il secondo è stata veramente una bella giocata di maestro con Rabbi, che gli facciamo i complimenti perché palla avanti, ha difeso, gli ha dato all'interno e poi il maestro ha fatto un grandissimo tiro. Io le chiedo l'ultima cosa prima delle domande da studio, però dall'alto della sua onestà e della sua esperienza, se lo aspettava che avanti 1-0 il Pescara le dicesse vai sulla corsia di sinistra così facilmente in occasione del pari? Più che altro gli avevo detto già ai giocatori, alla squadra, gli avevo già spiegato che si poteva andare sotto, però contro il Pescara e contro Zeman bisogna sempre crederci perché, e mai mollare, perché se no prendi tre gol e vai a casa, e questo è merito della squadra che in questo momento qui comincia a prendere fiducia, comincia a prendere quello che sono le caratteristiche delle qualità che abbiamo e quel carattere che serve per andare a vincere le partite. Studio per il tecnico Mimmo Di Carlo. Alessandro Alberti. Mimmo, ciao, Alessandro. Ti faccio una domanda specifica. Ero curioso di vedere la tua squadra oggi perché, come ho detto prima che arrivassi dinanzi ai teleschermi, la rosa indubbiamente è una rosa di qualità. In effetti devo dire che non mi aspettavo molti errori di impostazione, perché prima del gol del Pescara le uniche due occasioni nascono da due passaggi in orizzontali dei tuoi giocatori al limite dell'area, e per una partita delicata come quella di oggi un approccio mentale è sicuramente un qualche cosa da correggere, così come, ma non ho ancora visto le immagini della regia, mi sembra che il rigore che sia stato dato al Pescara sia frutto anche di un'uscita del portiere che forse poteva anche evitare. Mi sembra che qualche pericolo nasca proprio da un qualche cosa di carenza vostro di attenzione. Vorrei sapere cosa ne pensi. Ma io sono d'accordo su quello che stai dicendo, perché questa è una squadra che aveva 24 punti, 21 punti quando sono arrivato io, difficoltà per tutto il campionato d'andata, e dobbiamo tirarci fuori con un po' con questo carattere, ma soprattutto di giocare meglio anche noi, e questo ci vuole un po' di tempo, ci vuole qualche partita in più, però il risultato può dare solo che fiducia e a livello personale della squadra quella forza che si ha, perché la squadra ha delle qualità ma ancora non riesce a esprimerle, sta a mettergliele fuori alla squadra. Poi sul rigore, secondo me, riguardandolo, non voglio contestare né l'arbitro né nessuno, mi sembrava che il portiere avesse preso la palla, però siamo stati questa volta fortunati, perché sia il rigore che la traversa altre volte è andata dentro, questa volta siamo stati un po' fortunati noi, però la squadra ha meritato per il carattere e per come l'avevamo preparata. Tre giorni per prepararla era così, fino al 95esimo di lottare e di fare quelle transizioni che probabilmente possono far male a Pescara.